La lettera scarlatta esce nel 1850. Nello stesso anno, o in pochi, nell'arco di pochi anni, escono Foglie d'erba di Whitman e Moby Dick di Melville. Edgar Allan Poe è morto pochi mesi prima. Sono vivi in America e attivi, nel momento in cui esce La lettera scarlatta, Emerson e Thoreau. Vogliamo ricapitolare questo momento della storia letteraria americana in cui nasce La lettera scarlatta? Io credo che sia la stagione più felice, più densa, non solo della letteratura, ma anche del pensiero americano. Concord è un grande, che li raccoglie tutti, è un centro di riflessione sull'identità. Credo che il problema di tutti questi sia che cosa è l'America, e si riflette in modo diverso nei nomi che lei ha detto. Sembra a me in Hawthorne, in Melville, come una visione tragica dell'arrivo, del passaggio dell'oceano, dell'arrivo del nuovo mondo, che fra arrivo e naufragio. E in Emerson, in Thoreau e poi in Whitman, il senso dell'assoluta novità, della rottura del cordone ombelicale di un'America trionfante come mondo nuovo. Tutto questo si addensa fra il 50 e il 55. C'è anche negli stessi anni, non pubblicata, c'è Emily Dickinson. Walden di Thoreau è di quegli anni. Sono 5 anni straordinari, credo che nessun paese li abbia conosciuti. Veniamo alla lettera scarlatta. Quando ha letto e quando ha scoperto per la prima volta questo romanzo? E di che cosa parla? Allora, probabilmente ho letto La lettera scarlatta quando la pubblicò Einaudi negli anni 50. E anche io all'inizio non sapevo cosa volesse dire La lettera scarlatta. Come dice James, pensavo che fosse una lettera di colore scarlatto. E invece La lettera scarlatta è una grande lettera A maiuscola posata sul petto di una donna adultera che è condannata a portarla per la vita. Il romanzo comincia in maniera simbolica davanti alla porta di una prigione. In nome del re! Dice Hawthorne, la prima cosa che i nostri padri costruirono fu certamente il cimitero e la prigione. E davanti a questa porta già vecchia, sbarrata, appare questo Esther Prynne con una bellissima capigliatura, con un abito strano, che porta in braccio una bambina. La folla la aspetta pensando che sia vergognosa di sé, e lei esce quasi con un sorriso e porta sul petto questa lettera scarlatta meravigliosamente ricamata. Anziché essere un segno di castigo, lei la porta come uno stemma, un emblema. Lei è la più grande ricamatrice della città. Seguita da una folla malevola, va fino alla piazza, sale sulla gogna, che resta un posto emblematico in tutto il libro, e deve rimanere fino al pomeriggio. Mentre i signori della città, in modo molto solenne, le chiedono il nome dell'uomo con cui ha peccato. E chiedono a un giovane pastore che viene da Oxford, che si chiama Dimmesdale, che è un nome che porta dentro di sé la penombra di cui è fatto, di chiedere a Esther che confessi. E lui le si rivolge appassionatamente dicendo: parla Esther, di chi è il padre di tuo figlio, dillo, perché lui non ha il coraggio di dirlo e forse lo salvi. E noi capiamo in quel momento che è lui, che è il pastore, che non può parlare. Che non può parlare, io credo, nel romanzo, non solo per viltà, ma perché non vuole dare scandalo nel senso evangelico. Lui deve rappresentare la nuova comunità che è nata, deve difenderla. Lei lo guarda fissamente e dice: non parlerò. Da allora per 7 anni dovrebbe svolgersi, negli intenti di Hawthorne, la storia di questa espiazione, tanto più che nel paese è arrivato lo stesso giorno dell'esposizione della gogna il marito, 2 anni dopo, che trova sua moglie con una figlia in braccio e che le dirà a un certo punto: bada che io scoprirò il nome del tuo amante, il mio odio vi perseguiterà tutta la vita. Quindi per 7 anni questi 3 personaggi, lei, il pastore Dimmesdale e il marito che porta un nome di gelo, Chillingworth, uno scienziato, e vive accanto al pastore perché ha intuito che è lui e lo vuole distruggere,
continuano a vivere ciascuno nel suo ruolo. La forza di Esther la porta a parlare col marito e a chiedere un incontro col pastore, e in questo incontro lei ritrova intatta la forza della sua passione, e lui sente tutta la sua debolezza e il fascino di lei. Lei si toglie la lettera scarlatta e poi, in una scena bellissima nella foresta, toglie la cuffia, questi capelli che avevamo visto la prima volta tornano a sgorgare sulla sua figura, e lei gli dice: perché dobbiamo soffrire in questo modo? Esther, io non ho la tua forza. Questa è la mia forza. Il mio passaporto per le terre libere, selvagge. Senza legge, dove gli altri non osano entrare. Io ho avuto per maestri la vergogna, la disperazione, la solitudine. Da loro ho imparato a essere forte. Lei non si è pentita mai e propone al pastore la fuga, un altro mondo, un'altra emigrazione, un'altra traversata, per così dire, la fuga verso l'Europa. Non si sa dove, lui accetta, ponendo solo come condizione di fuggire dopo il discorso sulla elezione del nuovo governatore, dove lui traccerà le strade della nuova colonia, della nuova comunità. Esther accetta, prepara lei il piano, è lei che fa tutto. Questo piano viene mandato a monte dal marito senza che Dimmesdale lo sappia, e il pastore fa l'ultimo suo grande discorso alla comunità, e uscendo sale sulla gogna, chiama Esther, chiama la piccola Pearl, e ancora una volta dice la verità: venite con me, mia figlia, mia moglie, mia sposa. Ma dice una verità in termini così alti che nessuno lo capisce. Vedono morire il loro pastore senza capire che lui è il padre, che lui ha peccato. E qui il libro finisce. Poi Hawthorne aggiunge alcune pagine, a mio avviso senza senso, ma ci sono autorevoli pareri che dicono invece di no, che sono indicative, in cui poi Esther diventa una pia signora, la ragazzina, la sua figlia Pearl, che era una bambina tremenda, il geroglifico del suo peccato, no? Va a sposarsi in Inghilterra, fa i figli, Esther fa i corredini, insomma una cosa assolutamente, un happy end in cui finalmente il peccato dovrebbe essere espiato, ma questo peccato è l'unica forza vitale del libro. Abbiamo detto all'inizio di questo straordinario ambiente americano del 1850, di questo fiorire di scrittori. Si sa poi che Melville e Hawthorne erano molto amici, ma fino a che punto questi due grandi scrittori sono stati legati? Hawthorne racconta delle cose apparentemente semplici, lineari, sotto le quali c'è il ribollire di queste passioni incontrollate, che sono poi la vita, il peccato, il senso della colpa, della morte, della solitudine. Melville racconta storie tempestose, drammatiche, a noi sembrano più moderne, in fondo in Italia Melville piacque di più di Hawthorne, sotto le quali sta un significato simbolico in qualche maniera semplice e disperato. Questo li unisce. Che cosa poi li divide? Perché c'è un po' un mistero storico nel fatto che per 4 anni, dopo una notte in cui i due si sono incontrati e dice il figlio di Hawthorne, si dissero il possibile e l'impossibile, si perdono le lettere, o non si scrissero o furono perdute. Melville non dette, non le consegnò mai, Melville visse qualche tempo di più. È ipotizzabile, che si può ipotizzare, lo fa Barbara Arnatti in un bellissimo libro sui due che è uscito adesso, che si chiama Frammento di un sogno. Si può ipotizzare che Melville avesse raccontato all'amico un qualche cosa concernente un incesto che apparteneva alla sua famiglia, e che poi o sarebbe stato il suo con sua sorella Marie Louise, che morì molto presto,
o sarebbe tornato in lui la sorella Marie-Louise. Certo, quando Melville pubblica Piero dell'ambiguità, che è la storia di un rapporto incestuoso fra un fratello e una sorella, il rapporto cessa, come se Melville avesse in qualche modo trasformato in letteratura e tradito una delle degli ingorghi più torbidi del cuore dell'altro, e non si vedranno più che un'altra sola volta. Hawthorne nasce a Salem nel 1804. È nipote di un celebre persecutore di streghe, uno di quelli che fanno i processi alle vergini di Salem, processi per stregoneria. Questo antenato, la famiglia illustre, si riflettono sulla sua vita? Pesano più tardi sulla sua opera? Intanto si riverbera nel fatto che due antenati, uno peggiore dell'altro, proprio grandi inquisitori, grandi persecutori, lo perseguitano al punto nella memoria che lui cambia nome, lui si chiamavano senza la doppia V, erano Hawthorne senza la doppia V, che lui si pone, la prima generazione che si distacca è lui. Si riverbera nel fatto che nel racconto dell'età di questi uomini di ferro, lui fa, e anche in altri racconti brevi, come il mio antenato maggiore Molineux, lui fa, insomma, salda il conto a questo passato di cui riconosce una grandezza e una straordinaria povertà. E questa grandezza è la grandezza delle leggi degli uomini, di una morale dura, rigida, anche cattiva, ma, come dire, formata, ordinata. E dall'altra parte sta l'altra faccia della realtà, che è la libertà del disordine, quella che è la forza vitale, è la libertà del disordine, quella che ha Esther. Per cui lui ha nei confronti di sia del, diciamo, del villaggio che è Boston, poi, che è, diciamo, lo scenario dell'antenato, sia nei confronti della donna che trasgredisce, un doppio rapporto di incanto e di rifiuto, che è del resto il rapporto che Hawthorne avrà sempre con la donna bruna dei suoi romanzi. Hawthorne che sposa una donna bionda, se così si può dire, una perfetta compagna, però ama poi delle donne brune. Un incesto c'è nella sua vita, c'è Esther, che è una donna tutt'altro che tranquillizzante, tutt'altro che una moglie, appunto. Allora, questa attrattiva anche nella sua vita quotidiana si ripete, questo mistero puritano, molto puritano, dell'attrazione verso il male e del coltivare però nella vita il bene, è così? Io penso di sì, con una forte, come dire, sublimazione in lui. Lui sposò Sophie, che era bionda e malata e eterea, e tutto il contrario di Esther, forse amando la sorella, che era una donna molto emancipata. Siamo nel periodo del primo femminismo americano, quando scriverà il romance di Blitzel, Zenobia è sicuramente un'immagine trasfigurata di Margaret Fuller, che era una bruttissima donna, e una donna non solo capace di tutte le virtù intellettuali e rivoluzionarie di un altro rapporto fra i sessi, da cui è assolutamente attirato Hawthorne, ma in più è anche splendida, è bellissima, deve essere massacrata perché è una regina. Zenobia è il nome di un'imperatrice, non è un nome qualsiasi. Questo massacrare le eroine belle però è comune a altri grandi scrittori dell'epoca, Flaubert, Tolstoi, sono dei massacratori di belle donne, di donne che amano nei loro romanzi. Perché? Perché se ne devono liberare. Tolstoi li ammazza tutte, o fisicamente ammazza Anna Karenina, o in altro modo uccide, alla maniera della lettera scarlatta, le incantevoli Natasha, Kitty, che sono stupende, incantevoli. Lui è innamorato quando sono ancora la femminilità in tutta la sua, in tutta la sua ambivalenza, la possibilità, la seduzione, la giovinezza, quello che sarà domani. E poi tutte le porta a finire in una nursery
dimesso il primo grande amore, fatto un matrimonio di ragione con uomini che non hanno amato ma che rispettano fortissimamente e allevano bambini. Allora i casi sono due: o se la donna resta questa immagine di un altro sesso, che è l'immagine di Lilith, la prima donna non sottoposta, insomma, all'uomo, l'immagine, un'immagine forte e infelice. Se è Lilith deve essere maledetta, e se accetta di non essere Lilith scade a un ruolo di protetta, di creatura protetta, ma in fondo senza più seduzione. Non affascina più, non è più un pericolo per l'uomo, non è più un pericolo per la sua identità. Ecco, è molto curioso leggere la letteratura, la grande letteratura del secolo scorso, scorgendo questa tentazione per un sesso che l'uomo stesso non ha voluto riconoscere nella sua forza, che ha dovuto, come dire, acquietare. Il modo che un grande scrittore puritano ha di amare una donna e di amarla per iscritto e di metterle una grande A come adultera stampata sul petto, questo è il modo. Anche non puritano, perché a Tolstoi capita lo stesso, a Flaubert, che non era puritano, capita ugualmente. Io direi l'unico modo col quale un uomo del secolo scorso, e forse anche di questo secolo, ama una donna è di amare quello che la donna avrebbe potuto essere e nel medesimo tempo di cancellarlo, di arretrare. Perché quello che una donna avrebbe potuto essere, beh, mette in causa troppo di sé, della sua identità. Otto nella Lettera Scarlatta addirittura lo dice: forse verrà un momento in cui fra uomo e donna le cose cambieranno completamente, ma allora noi non saremo più noi e le donne non saranno più loro e quella loro fragilità non sarà più la loro. E allora io questo mondo non lo so immaginare, non so neppure se lo voglio. Però il mondo di oggi è fondato su un'antica iniquità.